Ragazzi, sto vedendo Mercoledì Adams che sta facendo robe e... Stiamo attenti! Perché lei è qui, scusate per questo effetto, ma volevo farlo perché in questa situazione era molto importante. Allora, vediamo cosa c'è in questa casa. Vedete, questa è la mia testa ed è tutto quanto sparso di sangue. Che schifo questa casa, no, 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 via. Seguiamola prima di perderla perché... qua non dobbiamo assolutamente perderla. Si sta avvicinando a quella cesta gigante che effettivamente nelle scorse volte non c'era. Ok, seguiamola velocemente. Basta che lei non mi veda. Ci nascondiamo dietro quest'erba. Ok, perfetto. Non mi ha visto. Bene, bene. Questo è perfetto. Ok, ok. Vedo che sta andando da questa parte. Sembra anche una casa ben arredata. Oh no, 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 non qua, non qua, non qua, non qua, non qua. Oh mio Dio, avete visto? Per fortuna l'ho vista, raga. Guardate. Avete visto? È entrata in quella stanza. Ok, devo capire esattamente cosa c'è in quella stanza. Caspita, è andata. Accidenti a lei, quanto la odio. Però, ok, qua c'è, vedo che c'è tipo una chiave e un codice che probabilmente mi servirà più avanti. Questa chiave, vediamo quale stanza apre. Queste stanze sono già tutte aperte. Il che, vabbè, mi fa dire, ok, non è qua il segreto. Però forse, ah, qua c'è una botola. Ah, ok, questa andava aperta con la chiave. Stiamo ben capendo, ragazzi? Sì, stiamo ben capendo. Adesso saliamo qua sopra. Oh mio Dio, raga, la vedete? È lì. Aspetta, aspetta, aspetta. La vedete? È proprio è lì. Che cosa sta facendo? Sta facendo il percorso, vedete? Sta... ok, è salita di nuovo. Vabbè, seguiamola. Io non vorrei che però lei ci facesse del male. Cioè, non vorrei che lei ci, tipo, stesse attirando dentro una sorta di trappola o un qualcosa per farci del male. Perché io me lo aspetto da mercoledì. Cioè, nel senso, ricordatevi che negli scorsi episodi abbiamo visto che questa mercoledì ha ucciso forse Mano, però insomma era probabile che fosse Mano quella roba là, insomma, che aveva ucciso, che era piena di sangue. E porca miseria, c'è mercoledì. Ok, tranquilli, sta andando tutto bene. Questo è un labirinto, vedo. Vabbè, e poi aveva anche ucciso, tipo, mi stava anche spiando nello scorso episodio, raga. Cioè, che inquietante. Non capisco il comportamento di questa mercoledì. Però tutti gli oggetti che riusciamo a prendere da questi percorsi, io direi che ci possono anche essere utili. Qua io direi di far così. Oh, vedete? Raga! Vedete la sua ascia, raga? Oh mio Dio, no, 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 la vedo, raga. Che ansia che è, madonna santa. Vabbè, però continuiamo perché vedo che sta andando bene. Quindi... vediamo cosa c'è. Ok, facciamola finire perché non vorrei mai che tipo lei ci vedesse. Noi ci nascondiamo tipo qua dietro. Ok, lei sta facendo una cosa lì che non sto esattamente ben capendo. Stava guardando una cesta, ok. E sta salendo sopra. Okay. È salita, perfetto. Allora, a parte che questo è un marchigegno molto strano perché vedete non si può tipo scavalcare. Si può semplicemente seguire il percorso per arrivare alla fine appunto di questo percorso. E tecnicamente vedo che qua c'è questa cesta. Probabilmente era il codice che mi hanno trovato prima e tutto quadra. Ok, 5626 è il codice, giusto, 26 o 23? Aspetta, non mi ricordo. 5623, ok, come non... 5623. Ok, perfetto, ha funzionato. Qua c'è una spada in diamante. Ok, però ci sono un sacco, vedete, di golden apple. Il che queste sono bellissime. Cioè, sono ottime. Ok, saliamo. Ok, questa è mercoledì gigante. Ma mi sa che è lo scagnozzo di mercoledì. No, 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 raga, no, non ho più fucili. Ok, perfetto. Ok, lei se n'è andata pure sopra, raga. Ma che caspita sta succedendo? È assurdo tutto ciò. Aspetta, cosa sta facendo? Perché ha preso delle ender chest da quella cassa? E poi perché mi ha dato un orologio? Non ha senso, aspetta. Vediamo un attimo cosa c'è in questa. Quante robe, raga, aspetta. E qua io non riesco a prendere tutte queste cose. È veramente tanto, raga, qua. Ok, queste cose mi sa che le devo mettere tipo all'interno del mio magazzino. Vedete? Vabbè, poi dopo ritorno a prenderle. Non è adesso prioritario. Perché la priorità adesso è vedere quel che cavolo sta facendo mercoledì. Ok, io sto anche volando e aspettate. Faccio da lontano perché devo capire bene che caspita sta facendo. Cosa sta... perché sta andando vicino a casa mia? Qual è il suo scopo? Accidenti a lei. Ma che cosa stai facendo? Brutta, stupida, psicopatica che non sei altro. Questa è casa mia. È casa mia, brutta. No, 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 sta bruciando tutto. Sta bruciando. Brutta, schifosa. Vieni subito qui. No, non venire, anzi vai via. Perché probabilmente sei molto più forte di me, purtroppo. Vabbè. Però dai, mettiamo tutte... spegniamo prima tutto il fuoco. Controlliamo bene che non ci sia altro fuoco tipo dall'esterno. Vediamo. Ok, no, tecnicamente... sì, invece, vedete, ho fatto bene io a controllare che
Non si, raga, ma mi sa che sta bruciando tutto. Aiuto, aiuto, raga. No, non va bene, non va affatto bene. No, no, va tutto male in realtà. Va tutto male, troppo male. Ok, se, ma finito o no? Non capisco, cioè, basta. Si è spento tutto, giusto? Ok, dove è finita mercoledì? È certo che mercoledì ha proprio un comportamento strano. Ok, chiudiamoci dentro. Non vorrei mai che adesso le girassero le scatole. Sentite, andiamo qua sotto e direi di posizionare, di mettere tutte le cose che abbiamo trovato nelle casse, perché questo è appunto il magazzino dove io ho trovato le cose. Questo jetpack ci può essere anche molto utile per delle future missioni, magari più utili. Direi di mangiarci una bella mela d'oro, perché ce la siamo meritati. Guardate quanta vita che abbiamo, fighissimo. L'ho trovata, è qua nel villaggio. È vicino praticamente il villaggio, vedete? Quella è casa mia, qua c'è il villaggio. E qui vedo che c'è, che sta uccidendo i villager. Ma perché ce l'ha coi villager? No, che poi i villager mi servono anche magari per fare degli scambi equi, per fare tipo per avere magari degli oggetti che mi possano essere utili. Forse per questo li sta uccidendo effettivamente, ora che ci penso. Aspetta, avviciniamoci di più. Ma raga, io mi chiedo, se io cercassi di ucciderla adesso, proviamo ad ucciderla, tanto il totem del non morto, se lei cerca di uccidermi io non muoio. Non posso ucciderla. No, non me lo fa fare, vedete? Cioè, è come se fosse una sorta di entità. Ma secondo me non si accorge nemmeno che ci sono io, scusatemi. Perché, avete visto, non reagisce al fatto che io la stavo asciando. Dobbiamo capire un modo per farle del male. Perché qua non è possibile che continui a distruggere tutto nel mio mondo. Guardatela, che diavolo ha in mente? Aspetta, dove è finita però adesso? Perché, ma che caspita sta... No, 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 ma brutta, schifosa... No, 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 non si scherza, non si scherza qua. Bisogna correre, porca... Ok, jetpack, 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 via, 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 via. Dove... Ok, sentite, andiamocene tipo... Spiamo là dall'alto. Sta dando fuoco alle case. Ma come si permette? Questa qua è una pazza... Ragazzi, se io mangio una mela d'oro, posso tipo... picchiarla, una roba del genere. Vediamo un attimo se posso. Oh! Ah, vedete che posso! Con la mela d'oro credo di aver trovato un modo per poterla uccidere, raga. Però mi sa che comunque è difficile, perché comunque non le sto facendo niente. Questa ascia fa tanto di danno. Vediamo, perché. Oh! Ma accidenti. Dai, vieni qua, brutta schifosa. Eh no, sta continuando a scappare. Però vedete che effettivamente sembra che io stia avendo un'influenza su di lei. Ok. Mi sa che forse si può fare qualcosa con la mela d'oro supercaricata. Quindi forse abbiamo trovato un modo per poterla uccidere. Scrivetemi ovviamente voi le vostre teorie nei commenti sul perché Mercoledì Adams è così strana e perché si sta comportando in questo modo dannato. Accidenti a lei e alle sue scurregge. Scusatemi, io mi sono un attimo girato di scatole perché mi sta distruggendo tutto. Mi ha dato fuoco al villaggio, mi ha dato fuoco alla casa, mi fa i percorsi strani nel mio mondo, le ceste grosse. Non è possibile, è assurdo. Vabbè, lasciate like, mi raccomando, iscrivetevi al canale e ci vediamo ai prossimi video.